Buongiorno bambini. Oggi vi racconterò di una grande opera d'arte che l'artista contemporaneo Michelangelo Pistoletto ha fatto nei giardini del Museo di Santa Giulia. Si intitola Terzo Paradiso. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta partendo proprio dal titolo dell'opera. Dovete sapere che la parola paradiso venne usata per la prima volta in alcuni libri antichissimi, scritti in Persia, un paese molto lontano. Come vedete in questa prima immagine, nella cultura persiana il paradiso era un giardino protetto, recintato da alte mura, perché apparteneva al re, una persona molto importante. Da un lato vi era il giardino vero e proprio con aiuole fiorite, vialetti e fontane, mentre l'altro lato era selvaggio e incontaminato, così da permettere agli animali di vivere liberamente e al re di andare a caccia o fare lunghe cavalcate. I popoli orientali amavano talmente tanto l'idea di vivere nel paradiso che realizzarono tappeti meravigliosi, ricchi di fiori, piante e animali. Così anche chi non aveva un giardino poteva stendere il tappeto sul pavimento della propria casa, mettersi comodamente seduto ed immaginare di essere immerso in uno splendido paradiso. Ma non crediate che si tratti di un'idea solo orientale. Anche in Europa venivano tessuti degli arazzi, cioè dei tappeti che si appendevano alle pareti, chiamati mille fiori, e che rappresentavano il giardino dell'Eden, l'equivalente occidentale del giardino persiano. In questo dipinto di Luca Mombello, custodito in Pinacoteca Tosio Martinengo, viene ripresa un'idea simile. È il giardino dell'Eden, dove si vedono convivere pacificamente tanti animali diversi. L'artista contemporaneo Michelangelo Pistoletto parte proprio da questi spunti, cioè dall'idea che il paradiso è il luogo ideale, dove tutti vorrebbero abitare. Riflette a lungo su questo aspetto. Poi, dopo averci pensato molto, decide di disegnare un simbolo che rappresenti questa idea. Il simbolo diventerà un'opera famosa che Pistoletto farà viaggiare in tutto il mondo per portare ovunque un messaggio importante. Dobbiamo comportarci in modo responsabile per proteggere la vita di chi vive sul nostro pianeta e il pianeta stesso. Ora vorrei spiegarvi meglio il ragionamento di Michelangelo Pistoletto, che ci racconta che la vita degli uomini sulla Terra si svolge in due paradisi diversi, cioè in due spazi diversi in cui vivere. Il primo paradiso è un luogo incontaminato, in cui la natura domina sulla vita degli esseri umani. Il secondo paradiso, invece, è un luogo artificiale, creato cioè dagli uomini, che hanno imparato a difendersi, a costruire e a trovare strategie per vivere al meglio sul pianeta. Insomma, hanno imparato a dominarlo. Il risultato di tutte queste azioni dell'uomo però è l'inquinamento. Abbiamo sfruttato a tal punto il nostro pianeta che i ghiacciai si stanno sciogliendo, molti animali stanno scomparendo e ci sono continui disboscamenti. Inoltre, molto spesso abbiamo desideri che non ci aiutano proprio ad essere felici. Così, dopo aver pensato a queste cose, Pistoletto ha disegnato il segno dell'infinito, perché ha pensato che le sue due parti fossero perfette per rappresentare il paradiso della natura e il paradiso costruito dall'uomo. Ma non gli bastava parlare del paradiso naturale e del paradiso artificiale. Così ha deciso di disegnare un terzo spazio, modificando il simbolo dell'infinito, cioè uno spazio che rappresenta un possibile equilibrio tra la natura e l'uomo, un luogo in cui l'uomo e la natura possano stare bene insieme. Perché in fondo è nostro compito proteggere il pianeta per essere felici e vivere in modo responsabile. Così, dopo aver disegnato il suo simbolo, Pistoletto ha usato materiali naturali e artificiali per realizzarlo in tanti modi diversi.
materiali come plastica, pietre, cocci antichi, stoffe, bandiere del mondo, metalli riciclati, alberi e siepi sono stati utilizzati per creare il terzo paradiso, nei boschi, nelle piazze e nei musei. Vedete, persino sulla famosa piramide del Museo del Louvre a Parigi. E tutto questo anche con la collaborazione e l'aiuto delle persone che desideravano partecipare. Il suo obiettivo principale, infatti, è che la costruzione del terzo paradiso faccia sì che tante persone possano incontrarsi per riflettere sull'uomo, sul mondo e sulla natura, affinché ciascuno di noi si senta cittadino del mondo. Perché in fondo, se il mondo è di tutti, tutti ne siamo responsabili. Così, attraverso l'azione creativa, cioè la realizzazione di quest'opera d'arte che si costruisce tutti insieme, è possibile immaginare un mondo migliore dove vivere. Ed eccolo, il terzo paradiso che Michelangelo Pistoletto ha realizzato per il giardino del Museo di Santa Giulia. Ma vediamo con attenzione quali materiali ha utilizzato l'artista per realizzarlo. Il primo paradiso, quello in cui l'uomo vive in sintonia con la natura, Pistoletto lo ha realizzato a terra, utilizzando delle pietre antiche che provengono proprio dai depositi di questo museo. Si tratta quindi di un materiale che ci parla di tempi passati, in cui l'uomo viveva in sintonia con la natura. Il secondo paradiso invece non è stato realizzato a terra, ma sulla parete di questo edificio contemporaneo alle mie spalle. Ed è stato fatto utilizzando un materiale contemporaneo che è il metallo. Infine, il terzo paradiso, che è l'unione tra il primo e il secondo, è stato realizzato per metà a terra, utilizzando le pietre antiche che provengono dai depositi del museo, e per metà invece sulla parete, utilizzando il metallo. Così si comprende bene come il terzo paradiso sia l'unione, ma anche l'intersezione, tra il primo e il secondo paradiso. Sapete, il giardino del museo è aperto a tutti gratuitamente, quindi vi aspettiamo. Potreste venire a sedervi sulle pietre antiche, ma anche a correre e a giocare nel prato. Sempre però, mi raccomando, nel rispetto dell'ambiente. A presto! Un altro terzo paradiso si trova vicino al Museo di Santa Giulia. Se andate a giocare al Parco dell'Acqua, guardate il prato con attenzione e ne troverete uno perfetto per voi bambini. Potreste saltellare sul tracciato con un piede solo oppure correrci sopra a gran velocità. Insomma, giocare sul futuro che potrete costruire da grandi. Natura e tecnologia in armonia tra loro per vivere bene sul nostro pianeta. Ciao bambini, ci troviamo all'interno del laboratorio didattico e oggi vorrei proporvi un'attività che poi vi rimarrà a ricordo di questa esperienza che abbiamo vissuto insieme, che riguarda il terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto. Vi ricordate il simbolo che lui aveva disegnato? Provate a farlo anche voi. Prendete un foglio grande, il più grande che avete in casa. Potreste anche unire tra di loro più fogli piccoli e poi a disegnare il simbolo dell'infinito. Michelangelo Pistoletto l'aveva utilizzato per rappresentare il paradiso naturale e il paradiso artificiale. Ma poi ricorderete, questo simbolo non gli bastava, voleva rappresentare un terzo paradiso. E allora chiedo anche a voi di provare a disegnare, sempre con pennarelli neri o matite colorate di colore nero, il terzo paradiso, quindi un paradiso che sta a metà tra il primo e il secondo. Dopo aver disegnato il terzo paradiso, passiamo poi all'azione con i materiali, perché abbiamo detto in fondo lui è un artista contemporaneo, quindi deve usare le cose, deve usare i materiali per realizzare le sue opere d'arte. E allora per realizzare il primo terzo paradiso noi ci siamo ispirati proprio a quello del Museo di Santa Giulia, dei giardini del Museo di Santa Giulia. Ve lo ricordate, ve l'ho mostrato nel filmato, lo aveva realizzato per metà a terra, per metà sulla parete di un edificio e aveva utilizzato materiali naturali come le pietre antiche e materiali artificiali come il metallo.
Bene, noi abbiamo pensato di realizzarne uno simile utilizzando dei sassi. Potreste per esempio raccoglierli durante le vostre passeggiate. E poi come metallo abbiamo utilizzato l'alluminio, la carta stagnola che la mamma utilizza in cucina. Sapete, questo materiale piace moltissimo a Michelangelo Pistoletto, perché da un lato è un materiale facilmente riciclabile, l'alluminio è riciclabile al 100% con grande facilità. Inoltre è un materiale che si può manipolare in maniera molto interessante, quindi dà anche grande soddisfazione alle persone che lo utilizzano. Quindi potreste per esempio attorcigliarlo, ma anche proprio creare degli elementi che poi vi serviranno per realizzare il vostro terzo paradiso. Dicevo, potreste anche durante le vostre passeggiate raccogliere altri elementi in natura, come per esempio dei rametti, delle foglie, ma potreste anche utilizzare altri elementi artificiali, come per esempio la paglietta, anche quella da cucina va benissimo. Un'alternativa è un terzo paradiso invece realizzato utilizzando gli stracci. Fate una passeggiata nella vostra abitazione e provate a vedere se magari ci sono degli scarti, delle stoffe che non si usano più. E poi mettetele insieme in un modo che a voi piace per realizzare una nuova versione del terzo paradiso. Infine vi propongo un'altra alternativa. Potreste realizzare un terzo paradiso con i foglietti di carta colorata. La carta colorata si può anche piegare, quindi per esempio potreste prendere delle striscette di carta colorata, piegarle a fisarmonica per creare degli elementi di carta che una volta attaccati sul foglio fuoriescono, dando proprio l'idea della tridimensionalità. Inoltre potreste anche semplicemente incollarli piatti giocando invece sulle diverse gamme cromatiche, quindi mettendoli insieme in una maniera che a voi piace. Divertitevi, sbizzarritevi a creare tante diverse versioni del Terzo Paradiso, proprio come ha fatto Michelangelo Pistoletto in tanti luoghi diversi del mondo. E per finire vorrei anche proporvi un piccolo gioco da fare insieme a tutta la vostra famiglia. Venite con me. Avete mai pensato a quanti oggetti di plastica usiamo nella nostra quotidianità? Io ho provato a fare una passeggiata negli uffici e nei laboratori del museo e ho raccolto tutti gli oggetti di plastica che usiamo abitualmente. Per esempio, non so, il rotolino dello scotch, le biro, una molletta da bucato e poi ancora bottigliette di acqua. Queste palline scoppiettanti che si chiama Pluriball, un temperino, i tappi delle bottiglie, e con tutti questi oggetti di plastica ho provato a costruire un terzo paradiso grande a terra. Potreste provare a farlo anche voi, raccogliendo gli oggetti di plastica che trovate nelle vostre case. Questo vi aiuterà anche a riflettere sulla grande quantità di plastica che usiamo ogni giorno. E sapete, questo gioco potreste proporlo a tutta la vostra famiglia, potreste realizzare anche altre versioni del terzo paradiso facendoli grandi proprio sul pavimento di casa a terra, utilizzando i libri per esempio, oppure un terzo paradiso fatto con i cuscini o ancora con i vostri giocattoli. Divertitevi a crearne sempre di nuovi e di diversi, proprio come ha fatto Michelangelo Pistoletto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo appuntamento!